Ciao a tutti amici di eximardware.com e ben ritrovati. In questo video andremo ad analizzare la retroilluminazione e gli effetti visivi presenti nella nuova Quickfire XTi, l'ultima tastiera meccanica prodotta da Cooler Master. Partiamo con il dire che la Quickfire XTi è dotata anche di tasti multimediali presenti al di sopra delle freccette multimediali e potranno essere attivati tramite la combinazione Fn più il tasto desiderato. Sopra il tastierino numerico sono presenti anche quattro tasti con la dicitura P1 a P4 che ci ricorderanno che potremo switchare fino a quattro profili distinti con effetti, animazioni e quant'altro. In questo caso abbiamo il profilo numero 1 con una retroilluminazione di colore viola e fissa. Switchando al profilo numero 2 abbiamo una retroilluminazione sempre di colore viola con un effetto respiro. Vediamo il tempo che venga mostrato l'effetto. Ok, passiamo dunque al profilo numero 3. In questo caso un'altra retroilluminazione di colore blu è fissa. Numero 4, retroilluminazione di colore rosso è fissa. Torniamo al profilo numero 1, cliccando semplicemente il tasto da P1 a P4 e passiamo a mostrarvi gli effetti che potranno essere implementati in ogni profilo. Premendo dunque il tasto Fn più il tasto F3 potremo switchare tra i vari effetti. Quindi prima abbiamo una retroilluminazione fissa di colore viola, adesso siamo passati a una retroilluminazione con effetto respiro. Passando di nuovo ad un nuovo effetto Fn più F3 passiamo a un effetto reactive, quindi premendo i vari tasti si retroilluminerà solo il tasto cliccato F3 e Fn. Passiamo alla retroilluminazione con effetto onda Fn F3. Passiamo a una reactive a pioggia che si estende su entrambi i lati Fn ed F3. Passiamo a un effetto a croce Fn F3. Al nuovo effetto rilasciato con il firmware 1.1.4 che è l'effetto snake. Di nuovo Fn F3 per la retroilluminazione completamente spenta, di nuovo Fn F3 per la retroilluminazione fissa. Ora, passando a cliccare il tasto Fn più il tasto F1 e F2, potremo variare l'intensità, mixare quindi i vari colori ed ottenere una particolare tonalità della retroilluminazione. Invece, premendo il tasto Fn più il tasto pause, potremo, come possiamo vedere, il tasto P1 sta lampeggiando, accedere alla personalizzazione della retroilluminazione, quindi premere i tasti che ci interessano, magari voler inserire un colore diverso, quindi Fn più F1 per esempio, quindi avremo il colore rosso, e digitare gli altri tasti interessati. Completiamo un attimo l'agitazione dei tasti. Passiamo magari alla retroilluminazione di colore blu. Aspettate un attimo. Cambiando magari un po' l'intensità. Ok. Passiamo alle freccette. Magari nella camera non si vede bene l'effetto di una retroilluminazione parzialmente più chiara. E una volta magari terminato la retroilluminazione dei tasti interessati, ci basterà ricliccare il tasto P1. In questo caso abbiamo salvato la retroilluminazione di nostro interesse nel profilo numero 1. Cliccando invece il tasto Fn più ESC, annulleremo i salvataggi appena effettuati. Ovviamente la Quickfire XTi è dotata anche di tasti macro, sempre azionabili tramite tasto funzione. E niente. Con questo è tutto, dunque, vi rimandiamo ovviamente a rileggere la nostra recensione sul nostro sito www.eximardware.com. Un saluto allo staff.